a me fa aprire i lavori della giornata e innanzitutto ringrazio il magnifico rettore per la sua presenza in questa giornata. È diventato ormai un appuntamento a partecipazione risonante sempre più ampia. Ringrazio tutti i colleghi direttori che numerosi hanno voluto onorarci della loro presenza, tra cui molti e loro delegati dalle diverse sedi delle ex facoltà di farmacia. Ringrazio tutti i colleghi presenti, le autorità, delegati del Rettore e dirigenti dell'Ateneo, rappresentanti istituzionali della Regione Puglia, del mondo produttivo, delle imprese farmaceutiche piccole, medie e grandi, del mondo professionale dei farmacisti territoriali e ospedalieri. Ringrazio gli illustri relatori che hanno subito accettato l'invito a dare il loro prezioso contributo sul tema della giornata. Ringrazio studenti, dottorandi e personale tecnico amministrativo che vedo numerosi ed un ringraziamento particolare per il sostegno convinto e collaborativo per l'iniziativa a tutti i componenti del Dipartimento che ho l'onore di dirigere e alla neocostituita giunta del Dipartimento con la quale abbiamo iniziato a fare un lavoro impegnativo, faticoso ma nel contempo collaborativo e che voglio citare nome per nome. Professore Ordinari, professor Cosimo Altomare, professoressa Diana Conte, professor Carlo Franchini, i professori associati Mauro Coluccia, Massimo Franco, Renzo Luisi, i ricercatori dottoressa Maria Pia Argentieri, Nunzio Denora, Saba Pierno e i signori Mastro Pasqua e la signora Italiana, che costituiscono il comitato organizzatore dell'evento odierno. Dopo gli sconvolgimenti organizzativi conseguenti alla legge Gelmini, per effetto della quale le facoltà sono state soppresse, organizzare in Puglia la giornata del farmaco e dei prodotti per la salute, giunta quest'anno alla quarta edizione, rappresenta lo sforzo e l'impegno per offrire un elemento di stabilità e di continuità rispetto agli anni precedenti. Si vuole riaffermare il contributo che può dare il settore del farmaco per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio. Nuova ed importante terza mission richiesta al sistema universitario dalle nuove disposizioni di legge e dal nuovo statuto dell'Ateneo di Bari. Il neocostituito Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco, struttura didattica scientifica di riferimento per i corsi di laurea della classe LM13 Farmacia e Farmacia Industriale e della classe L29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, ha voluto continuare il percorso iniziato nel 2010 dalla ex facoltà di farmacia quando, nella prima edizione della giornata del farmaco, fu indicato un tema, un obiettivo, quello della costituzione del distretto produttivo del farmaco, insieme alle imprese del farmaceutico presenti sul territorio, progetto per il quale in verità si aspetta ancora la decisione da parte della Regione Puglia. Dopo 4 anni ci si è posti quest'anno quale potesse essere il tema della quarta edizione e si è scelto, appunto, formazione nel settore del farmaco, quali professionisti per il futuro? C'è un punto interrogativo perché noi ci mettiamo in ascolto per chiedere appunto come meglio fare per formare i nostri allievi. Questo perché si è convinti che la spendibilità del titolo di studio conferito ai laureati in chimica e tecnologia farmaceutica e quelli in farmacia e a quelli della classe di scienze e tecnologie farmaceutiche dipende da quanto i titoli conseguiti rispondono alla domanda di professionalità che nel tempo si evolve e pienamente convinti che nel settore del farmaco c'è bisogno di professionalità specifiche nell'area sanitaria che rispondano alle attuali esigenze che vengono dalla società. Aver condiviso il tema proposto dal Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco di Bari con tanti colleghi delle 32 sedi dove erano presenti le facoltà di farmacia ha favorito la recente costituzione della Conferenza dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale, la quale si riunisce dopo l'elezione dei suoi organi interni, Presidente e Giunta, per la prima volta a Bari. Si avverte forte l'esigenza da parte dell'Accademia di confrontarsi con la professione, con il mondo produttivo, con enti regolatori, con i ministeri competenti, per riflettere sul modo migliore ed attuale di gestire e organizzare la formazione pre- e post-laurea dei corsi di studio in farmacia, farmacia industriale e in scienze e tecnologie farmaceutiche. D'altra parte, è proprio il nuovo statuto emanato recentemente dal nostro Ateneo che prevede tra i primi articoli, quelli dei principi generali, all'articolo 6,
una collaborazione attiva dell'Ateneo con tutte le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico. E proprio all'articolo 65, sempre del nuovo statuto dell'Ateneo di Bari, è prevista l'istituzione di una consulta con gli ordini professionali quale tavolo permanente di confronto tra accademia e professione. Ed è per questo che oggi sono presenti le figure più rappresentative a livello nazionale del mondo accademico nel settore della farmaceutica, della farmacologia, del mondo della professione, quale la Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani, Federpharma, farmacisti ospedalieri, del mondo imprenditoriale e di farmindustria, del sistema regolatorio quale l'Agenzia Italiana del Farmaco, di enti di controllo quale il Comando Generale del Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri, della Direzione Generale per le Professioni Sanitarie del Ministero della Salute. L'augurio e l'auspicio è che i lavori della giornata su un tema così sentito da tutti, quale quello della attualizzazione, della formazione nell'importante e vitale settore del farmaco, possono rappresentare un modello di modus operandi, di discussione e confronto dal quale possa scaturire una linea nazionale di riferimento per la nuova figura di un moderno professionista del farmaco, del farmacista, inserito a pieno titolo e con un ruolo specifico ed insostituibile nell'area della sanità pubblica, della produzione e della gestione del farmaco, andando oltre l'attuale eterogeneità e frammentarietà e certe volte disorientamento sul territorio nazionale. Siamo sicuri e certi che l'antichissima professione dell'esperto di rimedi terapeutici, che nel corso dei secoli si è evoluta, e come è naturale che avvenga per tutte le professioni, possa trovare un nuovo punto di equilibrio e continuerà ad essere un punto di riferimento imprescindibile per la società moderna. Chiudo questa mia breve introduzione ai lavori della giornata con un momento che è diventato di rito in ogni edizione della giornata del farmaco e dei prodotti per la salute. Anche quest'anno, in occasione della quarta edizione dell'evento, il neocostituito Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco, così come ha fatto nelle edizioni precedenti la Facoltà di Farmacia, ha raccolto in un volume tutta la produzione scientifica pubblicata dai suoi 63 ricercatori docenti nei vari settori che caratterizzano il farmaco e i prodotti per la salute, dalla sintesi alla progettazione, alla valutazione farmacologica, tossicologica, microbiologica, al controllo di qualità, al delivery. Possiamo ritenerci molto soddisfatti per la produzione pubblicata nel 2012, sia dal punto di vista quantitativo numerico dei lavori, 64 lavori pubblicati in un anno, che dal prestigio delle riviste dove essi sono stati pubblicati. E questo rappresenta il miglior viatico per il nuovo Dipartimento, nato essenzialmente da forti motivazioni culturali dei loro afferenti di aggregazione, di collaborazione e sinergia sulle diverse problematiche che riguardano il farmaco dal punto di vista didattico e di ricerca scientifica. Siamo quindi lieti di donare una copia dell'annuario scientifico del 2012, quest'anno per la prima volta, del Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco al magnifico rettore, il professor Corrado Pretorius.